Domenica 30 settembre a Scoppito verrà organizzata la giornata di solidarietà. Lo scopo è quello di raccogliere fondi che verranno poi devoluti al reparto di oncologia dell'ospedale dell'Aquila. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Il Volo della Crisalide, in collaborazione con il Servizio Civile ed altre associazioni del territorio. L'idea di questa giornata nasce dalla messa in rete di progetti interassociativi con lo scopo di creare servizi utili ai cittadini di tutto il territorio. In un'ottica di integrazione delle forze in campo, si è pensato di compartecipare alla raccolta fondi avviata dall'associazione Onlus Morena, una farfalla per sempre, finalizzata all'acquisto di nuovi macchinari e tecnologie per il reparto oncologico dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il programma è molto fitto, saranno organizzate due diverse passeggiate, il ritrovo di entrambe le passeggiate è al Parco Baleno a Scoppito. La prima tappa partirà alle 9. L'itinerario sarà San Valentino, Sentiero del Futuro, Croce le Turri. La seconda tappa, invece, partirà alle ore 11.30 ed il percorso sarà più breve ed accessibile a tutte le fasce d'età. L'itinerario sarà Santa Maria, Santa Dorotea, Oratorio di Collettara. Dopo le passeggiate, le attività proposte verranno svolte nell'Oratorio di Collettara. Alle 13.30 verrà presentato il progetto e a seguire il pranzo solidale. Il tutto accompagnato da musica dal vivo, karaoke, animazioni e attività per bambini di ogni genere. Sarà presente anche una piccola esposizione e vendita di beneficenza dei lavori realizzati dai bambini del loro laboratorio, Laboratorio sulla Solidarietà. Il programma è stato pensato per garantire a tutti una giornata all'insegna del divertimento, dello star bene insieme e soprattutto della solidarietà. La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti, 1 euro per i bambini, pranzo incluso. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Scoppito. Per informazioni contattare il numero 345 88 78 925.